Cari amici della Maria, buona domenica a tutti. Oggi è la sesta domenica dopo Pasqua e che la luce di Cristo risorto illumini le nostre menti, riscaldi i nostri cuori e alziamo gli occhi verso la meta che ci attende e verso la quale dobbiamo camminare coraggiosamente con Cristo risorto. In questa domenica di Pasqua, cari amici, viene riportato quel brano di Vangelo nel quale Gesù ci dà il suo grande comandamento, che è il comandamento dell'amore. Però Gesù ci spiega questo comandamento, che ci aiuta a comprendere che c'è una diversità fra l'amore che Dio, che viene da Dio, e il nostro amore, quello del nostro povero cuore, che sappiamo che è un cuore molto limitato, è un cuore, diciamo, che è molto esposto, diciamo, alla fragilità della condizione umana e che anche è molto volubile, molto instabile ed è molto rinchiuso nelle cose che vediamo e che tocchiamo. E perciò Gesù non è che, diciamo così, vuole in qualche modo sottovalutare l'amore umano, però lo vuole elevare e perciò ci parla di un altro amore, che è quello che viene da Dio. Cioè l'amore, Dio è amore, lo sappiamo, questo è il suo mistero. Dio per noi cristiani è la comunione eterna dell'amore tra le tre persone divine. Noi cristiani non concepiamo un Dio che è solitario, che è infinita solitudine, ma un Dio che è eterna donazione di amore. E difatti le tre persone divine sono fra loro relazioni di amore. Ebbene, cari amici, questo amore che è in Dio, che è di Dio, ci è stato donato. Ci è stato donato attraverso Gesù Cristo. Difatti Gesù dice, amatevi come io vi ho amato. Come il Padre ha amato me, anch'io amo voi. Cioè Dio attraverso il suo inviato, Gesù Cristo, ci dà il suo amore, una forma più alta di amore. E per questo, cari amici, noi dobbiamo aprire il cuore, prima di tutto, all'amore di Dio. Cioè noi quando parliamo di amore, pensiamo sempre all'amore fra noi e gli altri. No, il primato è fra l'amore che Dio ha per noi e che noi abbiamo per Dio. E questo amore di Dio ci è donato attraverso Gesù Cristo, che ce l'ha mostrato attraverso l'incarnazione, attraverso la sua morte in croce, ce l'ha donato. Cari amici, attraverso la fede e il battesimo, ce lo ridona con i sacramenti. È una fonte zampillante che continuamente ci riempie il cuore. Allora, noi prima di tutto dobbiamo aprirci a questo amore, lasciare che questo amore entri in noi e che l'amore per Dio, attraverso Gesù Cristo, sia l'amore della nostra vita. Noi spesso parliamo dell'amore della nostra vita, indichiamo questo o quella persona, ma in realtà, cari amici, c'è un amore più grande e anche direi che ha più diritti, perché Dio è l'amore che ci ha creato, che ci ha tratto dal nulla, è l'amore che ci fa esistere, è l'amore che ha espiato i nostri peccati, è l'amore che ci redime ed è soprattutto un amore che dà ciò che l'amore umano non può dare. Perché l'amore umano, cari amici, è sempre limitato, è fra le cose, fra le persone, ma noi nel nostro cuore abbiamo una sete di amore infinito. Vi ricordate quel dialogo fra Gesù e la Samaritana, no? E Gesù le dice: chi beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Ecco, cari amici, dunque, quello che deve riguardare la nostra vita personale, cioè aprirci all'amore di Dio. Gesù dice una bellissima parola per indicare il suo rapporto con noi e dice: voi siete miei amici. Cioè noi dobbiamo avere Dio per amico, Gesù Cristo per amico, ma è l'amico fidato, l'amico onnipotente, l'amico che ci protegge, l'amico che non ci lascia mai, l'amico che non ci tradisce mai, cari amici. Questa è la cosa più importante della vita, perché allora noi diventiamo delle persone stabili, delle persone forti, delle persone creative, delle persone che vincono tutte le paure, delle persone che si vengono davanti a nessun ostacolo, perché veramente l'amore vince tutto. Allora come la mettiamo, cari amici, con l'amore del prossimo? Ma l'amore del prossimo viene santificato ed elevato dall'amore di Dio.
Cioè l'amore del prossimo fa sì che noi impostiamo la nostra vita non come avere, accaparrare, prendere, ma come donare. Cioè l'amore di Dio nei nostri cuori fa sì che impostiamo la nostra vita come un dono d'amore agli altri, cari amici. E dobbiamo imparare una cosa che è difficile da imparare, ma che ci fa superare tanti ostacoli. Vi ricordate Madre Teresa che diceva: prima che le mie suore vadano fuori a curare gli ammalati e le persone più emarginate, devono adorare il Santissimo, devono fare il pieno dell'amore di Gesù. Cioè dobbiamo imparare a vedere negli altri le persone che Gesù stesso ama. E se Gesù le ama, dobbiamo amarle anche noi, e amarle con lo stesso amore di Gesù. La Madonna ha sintetizzato, come lei solo sa fare, con una frase famosa, questa relazione che c'è fra l'amore di Dio e l'amore degli altri. La Madonna ha detto: date agli altri l'amore che io do a voi. La Madonna che amore ci dà a noi? L'amore di Dio. Dobbiamo riempire il cuore e donare questo amore agli altri. Ora, sembrano tutte parole queste, ma in realtà noi queste parole le possiamo sperimentare nella preghiera. Nella preghiera, cari amici, noi siamo come il fiore che prende l'acqua e che se è appassito si ravviva. Così in tutte le traversie della nostra vita, quando rischiamo di chiuderci in noi stessi, nei nostri egoismi, nella preghiera apriamoci all'amore di Dio. E non dimentichiamo mai, cari amici, quello che Gesù ha detto: dobbiamo arrivare ad amare anche i nostri nemici, pregare per loro, metterli sotto la protezione di Dio, pregare per la conversione delle loro anime, non odiare mai nessuno, ma sempre perdonare. Ma guardate, cari amici, quando la Madonna dice nei cuori c'è l'odio, dice una realtà, ma come potremo vincere l'odio che c'è nel mondo? Con l'amore di Dio nei nostri cuori. E con questi pensieri, carissimi, concludiamo la nostra piccola riflessione e vi do la benedizione di Gesù attraverso la intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Regina della Pace, prega per noi. Buona domenica e buon proseguimento, e ricordatevi che settimana prossima abbiamo la Mariatona, e anch'esso è un grande atto d'amore per Maria e per tutti i nostri fratelli che attendono la sua radio.